spettacolo che si chiamava Una disperata vitalità, scritta da Pasolini, e quindi qua si capisce comunque il dolore che lei provava e ha provato per la morte di Pasolini, che amava profondamente, e quindi mi sono sentita di fare questa piccola cosa per lei oggi, perché ieri era il suo compleanno, sarebbe stato il suo 90° compleanno. Ho passato anni interminabili a tentare di chiudere finestre, porte che si aprivano immancabilmente su altre porte, o su buchi nel muro, o crepe nel soffitto, e da quelle fessure, quei buchi o quelle crepe, finestre e ancora porte, entravano affolate voci di ogni genere, insidiose, corrotte, pure, brutali, fresche, dolci, invitanti. E poi tanta gente, tanti eredi, molti eredi, e tutti con un Pierpaolo in mano o in cima a una bandiera, o nel paniere della biancheria sporca, o seduto su un libro. E sempre più spesso, per allontanare quel fracasso veramente volgare, leggevo e rileggevo un poema, il cui titolo già chiedeva silenzio, tanto si intuiva che veniva da lui. Era lui, una disperata vitalità. Quindi ho cominciato a studiarlo perché avevo capito che là avrei trovato molte chiavi per aprire o chiudere le porte, per decifrare molti, troppi segreti. Avrei potuto ritrovare Pierpaolo nella sua integrità e anche il nostro modo di sapere, di riconoscere la vita. Poi ho pensato che il silenzio, in fondo, è un'emotività calda e che avrei forse potuto trasmetterla. La morte non è nel poter comunicare, ma nel non poter essere più compresi. Cominciai a costruire lentamente uno spettacolo intorno a quel poema ed ero un po' spaventata e in uno stato di ansia quasi vicina al panico. Ero certa che avrei potuto dare qualcosa di lui e di me insieme, perché sono comunque un'attrice ed ho una necessità fisica di perdermi nel profondo degli intricati corridoi, dove si inciampa tra le bave depositate da alieni, tele di ragno luminose e mani che ti spingono verso i buchi neri, screziati da lampi di colore, infiniti, dove sbattono qua e là le mie pulsioni forse dimenticate da sempre oppure taciute, per poi ritrovare l'odore della superficie e rituffarmi nel sole dei proiettori, nuova, altra. Un'elaborazione paziente, ma non avevo dubbi sul fatto che dovevo cominciare con prudenza, dagli anni 60, dalle canzoni di Pierpaolo, e poi forte della certezza che quegli anni che passammo insieme furono splendidi e nessuno me li potrà rubare, trovare il coraggio di scendere, di perdermi, e proprio in questo e per questo finalmente esistere. Non è uno spettacolo facile, d'altra parte nulla è mai stato facile per me. I corridoi sono pieni di insidie e non poche. Svoltando l'angolo ti puoi ritrovare in una notte mai accettata all'idroscalo di Fiumicino. Non è facile, perché le parole, con la loro ambiguità, mi invadono ogni sera, nuove e inattese. Spesso, senza che me ne renda conto, io non sono più Laura, ma Pierpaolo. Ma anche questo, in un certo senso, è teatro. Grazie Patrizia, grazie Gabriele. Come avevamo detto quando con Gabriele, con il sindaco e con altri ospiti abbiamo inaugurato e intitolato il nostro teatro comunale Laura Betti, abbiamo detto che quella decisione non era una semplice intitolazione, una commemorazione, ma sarebbe stato anche un impegno di lavoro sulla figura di Laura Betti. E per questo in questi diciamo pochi mesi dall'inaugurazione
del teatro abbiamo dedicato alcuni appuntamenti, alcuni spettacoli teatrali, alcuni spettacoli teatral musicali. Vedo qui Francesca Ballico, che ne è stata protagonista allo Spazio Eco, e anche la serata di stasera vuole essere un modo per ricordare, per approfondire la figura di Laura Betti. Molti di noi passano costantemente da via Garibaldi, proprio lì dove lei il 1 maggio del 1927 è nata, e ha raccontato nel suo libro anche le sue permanenze a Casalecchio. Io diciamo questa parte della serata vuole essere più familiare, quindi da questo punto di vista entriamo più nel ricordo. E quindi a me tocca anche chiedere a Gabriele di ripetere anche molte cose che ha raccontato a noi, o comunque dedicarci un breve ricordo della zia e cosa significa anche ritornare qua, perché Gabriele mi ricordava come in questo edificio, lui e la sorella, il 28 novembre del 2004 c'erano stati proprio per l'inaugurazione, perché questa piazza delle culture inizialmente avrebbe dovuto essere dedicata a Pierpaolo Pasolini, ma nell'agosto di quell'anno Laura Betti è morta, e quindi dopo pochi mesi l'impegno dell'amministrazione, avendo già indicato Pierpaolo Pasolini come il testimonial di questa sala, non poteva che essere affiancato alla figura di Laura. E quindi quel manifesto che vedete alla fine della sala, vedete la dedica a Laura Betti e Pierpaolo Pasolini. Poi dopo è venuto invece quello che vi raccontavo del teatro. Gabriele. Ma io iniziavo facendo i complimenti a mia sorella, che ha rotto il ghiaccio col palcoscenico in una maniera professionistica proprio. Quindi si vede che buon sangue non mente da parte della zia, perché in alcuni momenti avevi proprio il tono grintoso. Brava. Niente, io della zia posso ricordare alti e bassi, in quanto lei aveva un caratterino abbastanza pepato, ma anche molto dolce. È molto esilarante, molto divertente, molto... Lei era indiscutibilmente la boss quando si era tutti insieme, cioè tutti insieme. Io ero piccolo e io ero spettatore, quindi ho esagerato dicendo tutti insieme, io ero solo spettatore. Lei era comunque la capa indiscussa di tutte le serate che si venivano a creare. E, dando delle tagliate a destra e a sinistra, dove quasi tutti i partecipanti cercavano di evitare uno scontro diretto con lei, perché ne avrebbero sicuramente fatto sarebbe andata a finire male per loro. E, cosa dire, la zia, posso ricordare un aneddoto quando ero giù in casa sua a Roma, in via Montoro ancora, che aveva sempre avuto dei problemi fisici di obesità, di grassezza e di fame, mi aveva dato la chiave della catena con cui aveva legato il frigorifero di notte, perché non voleva mangiare. E a un certo punto, verso mezzanotte e mezza, è venuta a svegliarmi con una grinta pazzesca, che voleva la chiave a tutti i costi, e io non gliela diedi. Continuava a scossarmi nel letto che voleva la chiave, e io, secondo le notizie che avevo ricevuto, non gliela diedi. Tant'è vero che scappai a un certo punto sul pianerottolo a bussare, ormai era già arrivata l'1:30, a bussare a questo suo vicino, Guendalino Guidarelli, una persona amica, che conosceva già la situazione, in quanto molto spesso la chiave la dava lui. Questo Guendalino Guidarelli quindi mi aprì la porta, per fortuna mi liberò dalla zia, proprio scalciando la porta, tenendo fuori la zia, e poi se ne è riparlato alle 8 di mattina, quando è arrivata la sua dada, che aveva il doppione delle chiavi,
e tutto si risolse. Però la cattiveria della zia, il suo fare, il suo digrigno, i suoi, sembrava stesse recitando da quanto era cattiva, quanto era proprio irosa, proprio, sì, voleva a tutti i costi la chiave del frigorifero. E io però il giorno dopo, pomeriggio, con calma, che se l'abbiamo fatta sbollire, cioè, io dissi: zia, hai visto come sono stato bravo? Bravo cosa, che mi hanno mai fatto mangiare, non mi hai fatto dormire, niente. Per cui questa è una delle piccole cose, che aneddoti che posso ricordare della zia, ne avrei tanti altri, però non vorrei dilungarmi oltre. Patrizia. Non mi ha molto amato lei, non ero proprio il suo ideale di nipote. E io e mio fratello siamo sempre stati molto diversi, per cui sicuramente era più affascinato dalla personalità di mio fratello, anche se eravamo dei ragazzini. Io ero più la brava ragazzina, la tranquilla, la rilassata, la borghesuccia, come poteva piacere a lei, come lei mi voleva, mi criticava. Quindi sono sempre stata un po' una persona un po' che lei non ha amato, e ne ho sofferto di questo, perché invece mi sarebbe piaciuto sprofondare fra queste braccia enormi, e quando lei faceva questi pranzi incredibili dove si inventava dei menù meravigliosi, ecco, avere un po' di tenerezza da lei mi sarebbe piaciuto. Però forse anche lei aveva delle difficoltà ad esprimere l'amore, la tenerezza, la dolcezza, perché forse le riteneva delle sue debolezze e preferiva essere tenace, forte, dura nei suoi messaggi quando parlava. Però era buffa, faceva anche morire da ridere. Ricordo che una volta andammo al congresso dell'unità, come si chiama? Festival dell'unità, e andammo con una 500. Lei era bella abbondante e guidava. E poi c'era la mia mamma, c'ero io dietro, quindi eravamo un po' strettini. E ci avviciniamo alla guardia e lei non aveva lascia passare, per cui chiaramente per quale motivo una 500 con tre persone dentro poteva entrare in un parcheggio privato, per cui ci impedì chiaramente l'accesso. E lei: ah bello, se tu non mi fai entrare io non posso recitare. Questo poveretto gli ha mangiato la faccia, lui stava facendo il suo lavoro, quindi lui è abbastanza imbarazzato. Dice: guarda, tu non ti preoccupare, tu non vuoi, chiaramente io in romanesco non lo so, per cui avrei delle difficoltà ad imitarla, però le disse: guarda, tu fai quello che ti pare, io sto qua, lo spettacolo non inizia. Per cui lui fu talmente aggredito da questa cosa che disse: beh, passate, andate pure, e così ce l'abbiamo fatta. E quindi anche con questa sua aggressività riusciva poi a farsi voler bene, perché poi nel momento in cui si apriva, sapeva essere una buona amica, una persona presente, e io l'avrei voluta avere più presente anche per me. Bene, io vi ringrazio, ora ritorniamo giù, invece invito a raggiungermi Mauro Ungarelli e Roberto Chiesi, perché lasciamo a loro il palco per un approfondimento sulla figura di Laura Betti e per dare un buon compleanno con un po' di notizie, un po' di racconti e soprattutto gli approfondimenti. Grazie. Buonasera. Grazie. Bene, adesso per introdurre questa parte di dialogo con il dottor Chiesi, che è responsabile del Centro Studi Archivio per Paolo Pasolini di Bologna, che è situato alla Cineteca, critico cinematografico, autore di numerosi libri anche sul cinema francese. Volevo mandare un video preso da YouTube su una canzone di Laura Betti, scritta nel 62, che riguarda i Bregoli di San Luca, dove c'è anche un po' una ricostruzione di Casalecchio. Prego. Bregoli.
questo è il distributore del 1960-64. Ora c'è qua la rotonda Biagi, hanno fatto, e non c'è più qui, adesso c'è una banca, c'è la posta, poi dopo possiamo passare alla classica fontanina che avevamo in centro Casalecchio, che era la meraviglia dei casalecchiesi. Per fare le cose per bene, aspettavamo gli aumenti. E le domeniche serene le passavamo contenti, prendendo quel che viene sui brigoli di Casalecchio. C'era andata anche mia madre ai suoi tempi con mio padre, in attesa degli aumenti. Giocavamo a pallone, si faceva il bagno, si faceva il scivolo andando giù che poi si andava a finire nell'acqua. Questo è il ristorante Lido. Ed si mangiava un ottimo qui, ma buono, qua si vedono che c'era il bar, che si andava al bar, e c'era il famoso Mandini, che era un signore che aveva costruito una barca che faceva attraversare questi personaggi da una parte all'altra del fiume, di qua e di là le faceva andare, e allora non si riusciva a passare. Biciclette a due donnacole anziane, una lira fino a sera e rancare le ruffiane. Dopo uscivam dalla buca e sedevam sul sentiero e si vedeva San Luca col cupolone nero. E cercavam tra le torri le case nostre il premiato, stabilimento e storri, ci sentivamo pazienti in attesa degli aumenti. Poi sempre negli anni 50 fino al 65-70 avevamo la ferrovia, poi invece hanno tirato giù tutto, hanno fatto la biblioteca. Poi c'è il bombardamento del Ponte Reno, che era stato tutto bombardato, che da qui non si passava più, qui che dopo arrivarono gli americani. Abbiamo la classica nevicata che venne nell'87 a Casalecchio, che era tutto bloccato, tutto bloccato. Il famoso bar dei ciclisti, che adesso qui hanno fatto l'agenzia ippica, anche questo qui era un'antichità di Casalecchio. Questo è l'hotel che avevamo a Casalecchio, che si chiamava Hotel Brunetti, che era proprio dove c'è adesso la chiesa, dove c'era la chiesa di fronte al Dolce Lucia. Il momento fu promosso a manovrare un arnese che gli sconquassò un osso. Eravamo sposi da un mese, ma lo fece riformare. Faticava a camminare, ritornavamo agli allarmi. Là sui brigoli di Casalecchio lui restava ad aspettarmi, giù nel prato come un vecchio. Al posteggio nei boschetti non c'eran più le ruffiane, né più le piante ralletti, ma chi pensava alla cosa nel campo del litoriale cacciavano i rastrellati per ordine d'un maiale, operai ed impiegati che le ossa avevan sane.
Bene, dopo questa cartolina della Casalecchio Dantan, sottolineata dalla meravigliosa voce di Laura Betti, volevo rivolgere una domanda a Roberto Chiesi. Quando ci siamo incontrati, prima, qualche giorno fa, avevamo detto l'immagine conosciuta a un largo pubblico di Laura Betti è un'immagine a tinte forti, bianco o nero, non ci sono, cioè, la sua aggressività, la sua espansività, la sua liberalità nella vita è la cosa che più si conosce, il ruolo di vestale, di amica molto intima di Pier Paolo Pasolini, il suo ruolo nel fondo Pasolini, la difesa del suo nome, della ricerca della verità, ecco, queste sono le cose più conosciute. E però abbiamo detto che forse è il caso di approfondire gli aspetti meno conosciuti. E proprio oggi mi ha mandato una splendida intervista tratta da Cineforum, fatta proprio da Roberto, un mese prima della morte di Laura Betti, dove fra le tante cose molto interessanti c'è questa affermazione in relazione alla propria vita sentimentale. Dice Laura Betti a una precisa domanda di Roberto: io non ho mai capito niente della mia sessualità, di quella degli altri, un casino, ma mi sono lasciata andare. Niente è certo, tutto è forse, bisogna nuotare e godere nel forse. Ecco, questo apparentemente è contro questa immagine stereotipata che in parte lei aveva contribuito a creare, lo dice anche nell'intervista. Ecco, come leggendo la sua storia meno conosciuta si può integrare. Massi, intanto buonasera a tutti, mi fa piacere di essere qui per proprio in occasione del 90° compleanno di Laura Betti e per rispondere subito alla tua domanda. Io credo che la Betti fosse veramente una donna, una personalità geniale e dietro una figura geniale, una personalità come la sua, ci sono sempre delle dinamiche dolorose, di sofferenze, di dolori, di cicatrici, di traumi che una persona ha metabolizzato o non ha mai superato, se li porta sempre dentro. E poi c'è anche qualcosa di, nel suo caso sicuramente anche qualcosa di demoniaco, è un demone che nel caso della Betti era al tempo stesso molto, molto gioioso, molto scherzoso, molto ironico, perché anche il poco tempo in cui l'ho conosciuta io ho notato questa straordinaria ironia, aveva un senso proprio innato della battuta, della comicità, anche trasformare le parole, anche nel brano che hai citato tu, gioca con le parole in maniera anche molto poetica, molto, molto estrosa, e giocava anche con gli insulti, col turpiloquio, senza mai però essere volgare. Cioè il turpiloquio era una forma di invenzione oppure era una forma di aggressione, era un'arma tagliente, un'arma che faceva male. Era una persona che sostanzialmente, non credo, per quello che ho capito io, credo di aver capito, non conosceva le mezze misure, no? Quindi tutto era, come poi succede per molti artisti,
era tutto estremo, era tutto portato alle estreme conseguenze, quindi era capace di una generosità sconfinate, di dolcezze inattese e poi di collere vulcaniche, di collere che paralizzavano la persona, distruggevano quasi la persona che si trovava investita da tutta questa violenza, tellurica. Ecco, tu hai detto bene, cioè c'è un'immagine di... Laura Betti era un personaggio, ecco. C'è questo fatto che poi diventa in certi casi anche una maledizione per un attore, perché lei era proprio un personaggio, esisteva il personaggio Laura Betti, no? Che negli ultimi, io direi, 30 anni di vita era appunto identificato a questa figura di donna di una certa stazza, con questi occhi azzurri molto, molto penetranti, ma in realtà prima di arrivare a questo personaggio che la Betty era diventato negli ultimi anni, ma che poi in realtà era un personaggio, perché diventare personaggi è anche sempre è una benedizione e una maledizione, nel senso è una benedizione perché una personalità è identificata con una maschera, con un'identità molto forte, per cui quell'identità diventa catalizzante proprio, diventa qualcosa di unico, che esiste solo lei con quella, esiste solo quel tipo di personaggio, non ce ne sono altri, ma diventa anche una maledizione perché appunto rischia poi di ridurre la persona soltanto ad alcuni connotati. Ecco, se noi invece vediamo i film che per esempio Laura Betti ha interpretato, in particolare prima del trauma terribile che per lei è stato l'omicidio di Pasolini, ma poi anche alcuni film che ha fatto dopo, ecco, scopriamo poi che in realtà c'erano tante sfaccettature dove ecco, per esempio pensiamo alla vulnerabilità, alla vulnerabilità che ha saputo esprimere in alcuni ruoli, quindi il contrario di questa aggressività, perché poi questa aggressività che lei aveva era l'indice di una grande forza, di una grande energia, di qualcosa di sì, che uno non sapeva mai fino a che punto potesse arrivare, tanto era dirompente questa forza. E però ecco, se noi vediamo per esempio un film come Sbatti il mostro, prima pagina, di Marco Bellocchio, che è stato uno dei registi con cui lei ha avuto un sodalizio importante, sì, tre film, Il nome del padre, Sbatti il mostro, prima pagina, e Il gabbiano, che è anche uno dei pochi film dove lei è protagonista. Ecco, per esempio nel Sbatti il mostro in prima pagina c'è questa capacità da parte della Betti di rendere invece una vulnerabilità, una fragilità interiore che denota evidentemente un talento straordinario, cioè il talento di trovare dentro di sé una sofferenza, un dolore, e appunto una vulnerabilità contro cui probabilmente tutta quella aggressività era anche una reazione, era anche una difesa. Ma in realtà io potrei andare avanti a parlare per ore e mi fermo qui, perché veramente i ruoli che la Betti ha fatto nella sua carriera, perché ha fatto tanti film, e anche quando appariva 5 minuti, i 10 minuti in un film, ecco, quel film valeva la pena che fosse stato fatto, perché era comunque qualcosa di assolutamente speciale. Quei 5 minuti, quei 10 minuti erano un concentrato di energia, perché lei aveva proprio questa energia che hanno solo i grandi, no? Per cui se anche il resto era mediocrità, in quei 5-10 minuti c'era come una specie di secrezione diamantifera, come dire. Infatti, preparandomi un po' questo pomeriggio, sono andato un po' su internet, ho guardato qualche film che avevo anche già visto, ed è incredibile come dopo tanti anni emerga prepotentemente dal fondo, anche in parti piccole. Pensiamo per esempio ai film che ha fatto anche sull'horror, o film atipici. Esatto. Ed è incredibile come sia ancora ad oggi perturbante e, per quanto mi riguarda, ma credo anche per molti, estremamente familiare, come se la conoscessimo da sempre. Vorrei che ci citassi qualche esempio di questa cosa,
poi magari dopo mandiamo anche un filmato da Los Enfants, un film fatto dai fratelli Taviani con Mastroianni, credo anche Lea Massari, che molto atipico, molto bello, sì, dove lei canta l'uva fogarina, e quindi la sentiremo ma cantare. Ma guarda, è scelta benissimo il personaggio di Esther, la sorella poi di Mastroianni, di Fulvio, in A Los Enfants, perché questo film, che è uno dei più belli dei fratelli Taviani, è proprio un film dove la Betty interpreta un personaggio che contiene due estremi, cioè è il personaggio della sorella che è attaccatissima al fratello e ha nei suoi confronti una grande dolcezza, però è anche la terribile arpia che denuncia i ribelli del Risorgimento, no? I carbonari, che sono complici del fratello, quindi che si macchia di un atto di delazione, di tradimento, e che poi rivela in tante scene anche una terribile crudeltà. Quindi ecco, in quel personaggio c'erano proprio questi due estremi. Bene, adesso direi che si può mandare il secondo video, che parla proprio di questa cosa che abbiamo appena citato, A Los Enfants, Fratelli Taviani, dove Laura Betti canta l'uva fogarina. Ricорд, ты помнишь? Oh, com'è bella l'uva fogarina, e com'è bello saperla vendemmiar, e far l'amor con la mia bella, a far l'amore in mezzo al bra. Din din din, din din din, din 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 din. E così, вот как это поют. Teresina, creatura, poca voglia de lavorar, ti sei tolto. Девочки, ты это делала еще лучше, ты при этом танцевала. Но уже, но... Su? No. Давай. Да. Давай. Teresina, creatura, poca voglia de lavorar, ti sei tolta la sottana. Figa voglia da pagar. Oh, com'è bella l'uva fogarina, e com'è bella poterla vendemmiar, e far l'amor con la mia bella, e far l'amore in mezzo al fra. Dirin bin bin, 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 dirin bin bin. Scena bellissima, un film come al solito corale dei fratelli Taviani, epos, c'è un epos, però c'è soprattutto in due minuti almeno quattro facce di Laura Betti: la dolcezza, la trasgressività, la forza, l'energia, l'aggressività. Ecco, chiedevo a Roberto
in quali altri film italiani, ma non solo, perché ricordiamo che Laura Betti era un'attrice internazionale di cinema e anche di teatro, ecco, meritano di essere ricordati qua, perché magari un pubblico vasto forse se l'è dimenticati, magari come titoli, perché magari se vediamo la scena ci ricordiamo. Beh, un altro personaggio molto bello è quello del piccolo Archimede, che è un film per la televisione che ha diretto Gianni Amelio alla fine degli anni 70. Però anche nei film di Pasolini, peraltro, forse non si è fatto mai troppo caso che la Laura Betti in realtà cambia personaggi in ogni film. Cioè Pasolini non le ha mai assegnato lo stesso tipo di ruolo, nel senso che, per esempio, pensiamo a Desdemona in Che cosa sono le nuvole, questo spettacolo di burattini popolari, no? di fronte a un pubblico popolare, e in quel film lei ha un ruolo dolcissimo, di femminilità dolcissima, di giovinezza anche, no? Siamo alla fine degli anni 60. E poi pensiamo a Emilia, per esempio, la serva, la domestica di Teorema, che è una donna di estrazione popolare, tutta murata, come chiusa nel suo silenzio, e nella sofferenza che le deriva dal fatto di essersi innamorata dell'ospite, di questo giovane che misterioso che visita la famiglia altoborghese di Milano, quindi un personaggio completamente agli antipodi, e invece il personaggio di una sorta di assatanata ninfomane che Pasolini le assegna nei racconti di Canterbury da Chaucer, la donna di Bath. Ecco, quindi è tutta una paletta di caratteri. Ho letto per esempio dalla tua intervista che probabilmente era quasi l'unica attrice professionista di molti film di Pasolini, gli altri erano diventati poi in seguito, ed erano anche personaggi, pensiamo a Ninetto Davoli, pensiamo a Citti, che più o meno impersonavano la stessa, esatto, naturale, impersonavano sì. Se stessi in un certo senso. La Betti invece aveva un polimorfismo stupefacente. Sì, sì, beh, adesso, di quel gruppo di amici molto stretti faceva parte anche Adriana Asti, e su qui bisogna poi citare anche senz'altro Bernardo Bertolucci, che però, ecco, Bertolucci ha diretto la Betti, le ha assegnato un ruolo dove invece è proprio la malvagità, no? Il ruolo di regina in Novecento è uno dei più demoniaci che la Betti abbia interpretato. Ecco, tu citavi poi la Francia, in effetti purtroppo ci sono vari film che Laura Betti ha interpretato in Francia che non sono mai stati editi in Italia. C'è addirittura un film di André Téchiné, che è un regista oggi abbastanza celebrato, e che la Betti interpretò uno dei primi film che Téchiné ha diretto, per esempio. Ma ecco, per venire a un ruolo agli antipodi di quelli che, come il personaggio di regina, cioè di questi personaggi caratterizzati da una forte negatività, ecco, per esempio in A mia sorella, Catherine Breillat, già in un'epoca abbastanza tarda, perché siamo nel 2001, quindi Laura Betti sono proprio gli ultimi anni di vita, ecco, in quel caso, pensate, una regista francese come Catherine Breillat le dà un ruolo di signora, anche con molti aspetti dolci, questa donna che appare in realtà 10 minuti in tutto il film, però che ha una certa dolcezza, e poi le rende addirittura omaggio, perché l'ammirava molto, Catherine Breillat ammirava molto Laura Betti, le rende omaggio, per cui a un certo punto i personaggi del film vedono alla televisione un programma e c'è Laura Betti giovane in questa trasmissione televisiva. Sì, il rapporto con la Francia è stato forte anche per ragioni legate a Pasolini, perché poi va ricordato il fatto che la Betti trova proprio nel ministro della cultura francese degli anni Ottanta il primo interlocutore, il primo uomo di potere, il primo uomo politico che le apre Parigi per fare le iniziative su Pasolini, Jacques Lang. Eh sì, abbiamo un certo nostalgia di figure di questo genere. Va bene, adesso cambiamo leggermente così scenario, parliamo un po'
Laura Betti inizia a Bologna cantando jazz, no? Era una cantante jazz piuttosto brava. Poi ha avete sentito che voce incredibile che aveva, fa nel 1960 il primo disco, credo, poi nel 62-65. Ci può parlare brevemente di questa... Sì, ma molto volentieri. Sì. Intanto c'è, mi ricordo che fu proprio il fratello di Laura Betti a sfatare quella che era un po' una leggenda che la stessa Betti aveva raccontato, cioè quella che lei e che poi racconta nel libro In Teta Veleta, in questa specie di autobiografia immaginaria, insomma, piena anche di invenzioni, credo. Ecco, il fratello mi disse che non era vero che la Betti si fosse trasferita di punto in bianco a Roma, cioè non fu un trasferimento netto, per cui dall'oggi al domani, come è successo in altri casi, Pasolini da Casarsa a Roma, Fellini da Rimini a Roma. Ecco, invece la Betti ci andò gradatamente, cioè andava e veniva per tutti i primi anni 50 e a Bologna addirittura si esibiva con uno pseudonimo che ha preceduto quello di Laura Betti, quindi Laura Betti era lo pseudonimo anziché Laura Trombetti e Laura Sarno era questo primo pseudonimo che ha usato, ma il tipo di comunque la consacrazione avviene col personaggio di Laura Betti, cioè questa ragazza bionda, scattante, che indossa una specie di divisa da collegiale col grembiulino bianco, vestita di nero, che era già questa divisa con cui la Betti diventò famosissima perché si esibiva in questi spettacoli One Woman Show, il giro a vuoto, che ebbe addirittura 3 edizioni, poi ebbe anche una versione francese a Parigi, quindi diventò proprio uno spettacolo internazionale e lei stessa diventò un'attrice internazionale. Questo personaggio riuniva in sé tutta una serie di caratteristiche di estrema, ironica, intelligentissima provocazione contro l'Italia ben pensante, bigotta, reazionaria, ottusa di quegli anni, perché era l'immagine di una donna libera, di una donna che scherza sulla sessualità, di una donna che si prende gli uomini e non è presa da loro, di una donna che irride già con questa divisa fatta di niente, no? Irride le istituzioni, irride le scuole, irride tutto quello che è autorità in un'epoca in cui l'Italia era invece sotto il regime democristiano, era sotto il perbenismo. Ecco, lei era provocatoria, poi i testi delle canzoni che lei stessa si fece scrivere. Sì, parliamo di chi scriveva i testi di Laura Betti. Significa citare i nomi dei più grandi scrittori intorno a metà del secolo scorso, perché lei riuscì a coinvolgere Pasolini, Moravia, Calvino, Flaiano, Buzzati. Cioè coinvolse veramente poi anche scrittori più giovani come Arbasino, poi ancora Fortini e altri, e quindi ogni canzone era una canzone d'autore che conteneva spesso delle ironie, l'ironia beffarda, l'ironia trasgressiva, l'ironia dei doppi sensi, che adesso sembra naturalmente hanno acquistato una purezza, un'innocenza, perché oggi siamo abituati a ben altro, ma che per l'epoca costituivano delle frustate, erano veramente delle provocazioni molto forti, come era provocatorio il suo personaggio e questa incredibile vitalità che la Betti aveva, di cui rimane traccia in alcuni filmati della televisione, in alcuni filmati d'archivio. Se voi andate a cercare, forse anche su YouTube, alcuni filmati delle Teche Rai, voi vedrete questa Betti che è piena di vita, felice, gioiosa, questa specie di folletto seducente, scattante, svettante, questa giaguara, proprio perché lei era chiamata, soprannominata la giaguara. A quell'epoca però al tempo stesso vi accorgerete che i testi delle canzoni che la Betti recita nei programmi Rai, i testi sono edulcorati, cioè sono i censori della Rai le smussavano tutte le punte troppo considerate, troppo provocatorie, troppo allusive, per cui i testi erano più morbidi, insomma. Okay.
Va bene, io concluderei parlando un po' della sua ultima grande impresa, il Fondo Pasolini. Cosa ha fatto, cosa contiene, cosa è stato donato a Bologna. Quindi. Ah, sì, beh, questo è stato il suo lavoro dal 75 quasi in poi, quindi sono stati quasi 30 anni di grande lavoro e anche di grande metamorfosi, di grande trasformazione, perché pensate, un'attrice di teatro, di cinema, una grande cantante che è sempre stata una donna dalla vita estremamente libera, che non aveva a che fare mai con le istituzioni, e poi lei stessa poi me lo raccontò in questa intervista, all'improvviso decise invece mantenere viva la memoria di Pasolini, di riunire tutto quello che era questo corpo disgregato di opere che erano finite in archivi diversi, di opere disperse. E lei volle probabilmente costituire questo archivio non per erigere una sorta di mausoleo funebre, polveroso, la memoria, cioè doveva avere la funzione certamente di riunire gli scritti perché gli studiosi venissero e trovassero in un unico posto tutte le carte, tutti i documenti che potevano consentire di studiare tanti aspetti dell'opera di Pasolini, ma doveva essere anche qualcosa di vitale, cioè doveva essere anche un organismo che portasse l'opera di Pasolini in tutto il mondo. E c'è stata in lei, da parte sua, una generosità che è veramente difficile da immaginare, qualcosa di veramente fuori dal comune, perché ci sono state delle malelingue, delle persone meschine, false, che hanno detto che la Betti si arricchita, perché poi Pasolini ha avuto un successo postumo enorme. E invece questo è assolutamente falso, perché anzi la Betti spendeva di suo spesso in questa attività e dava veramente tutta se stessa, tutta la sua energia, ma anche la sua stessa vita professionale, che non riusciva più a concepire al di fuori di questo legame così stretto con Pasolini, che era anche, nasceva dall'esigenza anche di un risarcimento, perché lei sentiva come una profonda ingiustizia questo omicidio, il fatto che Pasolini fosse stato strappato alla vita, cioè che la vita gli fosse stata tolta in quel modo, e quindi sentiva l'esigenza di continuare a farlo vivere anche con questo spettacolo, poi, che è stato citato prima, Una disperata vitalità, che lei portava, che a lei ha portato in giro in tutta Italia e anche all'estero. Quindi era in realtà una battaglia veramente che la impegnava su tutti i fronti e che l'ha vista anche cambiare e diventare a modo suo un personaggio che aveva una direttrice di un fondo, associazione fondo, Pasolini, che aveva a che fare con le istituzioni, però aveva a che fare, ecco, anche lì in maniera geniale, perché lei era sempre geniale, era sempre fuori dagli schemi. Per quello che ho potuto capire io l'ho vista soltanto in qualche occasione avere e parlare con l'ex sindaco di Bologna, un Guazzaloca che è appena morto, no? E quindi ho solo questo piccolo ricordo, però ho l'impressione che lei usasse sempre lo stesso tipo di strategia che ha usato con Guazzaloca quando io ho assistito al loro incontro. Cioè c'era in realtà la sregolatezza di irridere quelle che erano le ritualità convenzionali, per cui quando lui diceva delle cose convenzionali lei non si faceva nessun problema a ridergli in faccia e a ridere e a dire delle battute che facevano crollare tutta questa quello che era l'ufficialità a cui lei chiaramente non dico stretta ma proprio che non riusciva a sopportare, e soprattutto non riusciva a sopportarla l'ufficialità legata a una personalità come Pasolini oltre che a se stessa. Però c'era anche la strategia, c'era anche la grande intelligenza di questa donna, che comunque sapeva che bisognava
essere pratici e quindi bisognava relazionarsi alla realtà per riuscire ad avviare delle iniziative. E quindi con questo mondo che le era estraneo delle istituzioni, poi finiva in realtà per... Lei ha ottenuto tanto, perché bisogna dire soltanto, ecco, una cosa, lei ha ottenuto di far, per esempio, ristampare tutti i film di Pasolini. Lei ha fatto cercare tutti i laboratori dove fossero e gli archivi dove fossero delle copie dei film di Pasolini per... E si è rivolta anche al Ministero della Censura, al Ministero dello Spettacolo, per far reintegrare le sequenze tagliate. Cioè, se oggi si possono vedere quasi tutti i film di Pasolini, quello che lei è riuscita a salvare di questo patrimonio culturale, lei lo ha salvato. E quindi è stato un lavoro anche veramente concreto, per cui aveva bisogno però dell'appoggio delle istituzioni, ed è un appoggio che lei è riuscita a trovare senza però perdere se stessa, cioè senza mai sminuirsi, senza mai scendere a compromessi che in qualche modo la alienassero. Questo, lei è rimasta sempre se stessa. Ok, bene. Se qualcuno ha qualche quesito, domanda, oppure ha dei suggerimenti, noi siamo aperti, ovviamente. Curiosità. Siamo a posto così? Bene, allora io ringrazio Roberto Chiesi per la sua collaborazione, la gentilezza. Mi scusa a nome di Gabriele Vegetti che non è potuto venire perché è indisposto, vi manda le proprie scuse. Bene, ai prossimi iniziative.